trasporto ferroviario. Questa opera non sa da fare, la protesta lievita, fronte sempre più compatto, addirittura un esposto denuncia le procure della Repubblica di L'Aquila e Pescara contro la realizzazione del doppio binario ferroviario sui territori di Chieti, San Giovanni Teatino, Manoppello, Alanno e Scafa. Tutti insieme all'unisono dicono no. I comitati cittadini Ferrovia Chietiscalo, no variante Mulino, comitato cittadini di Alanno, comitato no ferrovia sì strada verde di San Giovanni Teatino, Comfer Brecciarola Manoppello, unitamente all'associazione di consumatori ed utenti Codici Abruzzo Centro per i diritti del cittadino. Paola Sablone, presidente del comitato cittadini Ferrovia Chietiscalo. Un'opera inutile, costosa e che non porterà alcun benessere. Perché? Perché da un'indagine che abbiamo fatto abbiamo praticamente scoperto che la realizzazione, intesa come velocizzazione, sia come realizzazione di una rete TENT si intende un corridoio di trasporto persone e merci che deve collegare più stati, in questo caso Barcellona, Civitavecchia, Porto di Ortona, Ploce, non è realizzabile perché il nostro territorio presenta delle caratteristiche geomorfologiche che non permettono ai treni, soprattutto quelli merci, di transitare. Quindi questo è assolutamente la cosiddetta opera irrealizzabile. Dai documenti che abbiamo in mano abbiamo poi tra l'altro scoperto che il tratto che parte da Pescara Porta Nuova e che comunque comporterà l'abbattimento di case per San Giovanni Teatino, Chietiscalo, Manoppello è finalizzato secondo una delibera della giunta regionale del 2016, esattamente la 370/C, a facilitare, a favorire solo l'interporto. Nessuna disponibilità, diciamo, nessuna apertura da parte dei governanti della nostra regione? Noi dopo quello che abbiamo comunque in questa sede illustrato credo che ci sarà comunque una nuova chiave di lettura di tutto il progetto, non solo da parte dei cittadini ma anche dalla parte, diciamo, degli stessi politici. Noi abbiamo gli Appennini, quindi non è che li possiamo smantellare perché dobbiamo arrivare a Roma in 2 ore. Quindi, accettare la natura così com'è? Assolutamente, perché forse la nostra, diciamo, il fatto, quello che adesso qualcuno lo vede come un ostacolo, per noi è assolutamente un pregio che ci permette anche di intensificare il turismo, perché la nostra risorsa è il turismo. Quindi se vogliamo andare a smantellare gli Appennini per permettere a un treno merci o a 2 persone che vogliono raggiungere Roma per meno di 2 ore, io francamente non ci sto.